Grazie per questa opportunità e per la partecipazione a questo bellissimo festival, in questa bellissima città. Trovarci a parlare di libri con chi ha avuto responsabilità istituzionali importanti nel nostro paese, che oggi comunque segue anche un'importante realtà editoriale come direttore della Fondazione Treccani e poi è impegnato a Torino con il Salone del Libro, è sempre un momento una grande opportunità come libraio, quindi grazie Massimo che sei qui per parlare con noi di un argomento che spero non assopisca le vostre menti, non vi porti al sonno, però è un argomento che in realtà noi librai sentiamo molto e viviamo molto nel nostro quotidiano, ed è il problema della lettura nel paese e la chiusura delle librerie. Massimo, tu cosa dal lato della tua esperienza istituzionale e anche da quello che oggi fai, quanto ritieni un danno per il paese la chiusura delle librerie? Cosa si perde il paese quando una libreria chiude? Buonasera a tutti. Devo dire che parlare dopo questa bella, ricca intervista fatta a Luciana Castellina e all'idea di quanta passione ci può essere nelle relazioni umane, un po' mi faceva pensare alla stessa passione che c'è rispetto al mondo delle librerie. Ogni volta che una libreria chiude è, come dire, una perdita di un avamposto di civiltà. Le librerie sono luoghi in cui ci siamo formati, luoghi in cui siamo andati non solo a cercare un libro, ma anche a riconoscere al libraio questa capacità di darci un consiglio, di indirizzarci. È un po' quello che sta avvenendo ad Alghero, dove due bravissimi librai ogni anno hanno scelto intorno a dei libri di concentrare la nostra attenzione su alcuni grandi temi della contemporaneità, perché Luciana Castellina, parlando appunto di un passato importante del Novecento, di un secolo e di un millennio passato, ci ha fatto confrontare su alcuni temi della quotidianità. E questo è importante, solo i libri e solo le librerie sono luoghi di una memoria così importante. Io ne approfitto per dire che Paolo da 13 anni insieme alla sua associazione organizza un corso di formazione per giovani librai e spesso la premiazione avviene in Treccani e noi siamo contenti di ospitarli, ma in quell'occasione si respira questo grande entusiasmo di ragazze e ragazzi che vogliono fare i librai, convinti dell'importanza che hanno questi luoghi per il nostro paese. A mia volta voglio chiedere a Paolo, perché prima discutendo mi ha colpito che lui raccontava di un libro importante in cui si racconta la storia di un libraio di Algeri e come in questa libreria si sono formati quei semi della libertà di un paese. Ed è un racconto bello che credo che valga la pena di ascoltare. Sì, è un libro che ho letto oggi venendo qui ad Alghero in viaggio, è la libreria delle Rue Carrà, scusate il francese, non lo conosco come avrete capito, ed è la storia di una libreria fondata negli anni 30 e il cui libraio ha avuto il merito di scoprire Camus e di portare in quella città attenzione al dibattito culturale, una città che ha vissuto anche momenti molto difficili, ma che grazie al ruolo anche di quella libreria è riuscita a dare una propria identità alla città e è riuscita quindi ad affrontare anche tutta la temperie che attraversava il paese. E questo in fondo credo che sia il ruolo che oggi hanno le librerie. Le librerie oggi, in questo momento difficile che comunque viviamo per la crisi economica, per i processi di disintegrazione delle nostre comunità, dei nostri territori, hanno secondo me il ruolo di ricostruire dei momenti di confronto e di dialogo anche
con le altre culture per favorire il recupero di quella, di quell'integrazione, di quella ricostruzione dei tessuti comunitari che oggi purtroppo in molti territori sono fortemente minati. E quindi questo è quello che in realtà secondo me il paese perde nel momento in cui chiude una libreria. Infatti, a testimonianza di questo, quando chiude una libreria normalmente il fatturato di quella libreria non viene riassorbito dalle altre librerie, è perso. Ed è una cosa stranissima, ma che i dati, le ricerche che anche l'Associazione Italiana Editori svolge dimostrano e testimoniano. Quindi vuol dire che il libraio, nel momento in cui apre la libreria, ci mette la sua passione, il suo grande impegno e crea attorno a sé una comunità di lettori, di persone che sono appassionate al libro e alla lettura, che nel momento in cui lui viene a sparire, spariscono anche loro, si allontanano dal libro. È un po', Paolo, quello che è successo anche a Torino nel momento di crisi, quando si è deciso di far nascere un'altra fiera del libro, quella di Milano, e sono stati proprio i piccoli editori indipendenti e i librai indipendenti a voler difendere una tradizione trentennale. Anche quello è un segno importante di una comunità che si raccoglie intorno a una storia bella come quella appunto del Libro di Torino e vuole difendere l'idea di comunità. Anche questa sera nel primo libro che è stato presentato abbiamo capito quanto fosse importante questa idea di comunità per una città come Alghero. Il fatto che la tua associazione creda tanto in questo valore, nel valore della libreria come un luogo non solo della memoria ma anche un luogo del futuro dove dei giovani possono scoprire il valore di questo mestiere, credo che sia un segno di ottimismo verso il paese. Sì, noi ci crediamo moltissimo in questo, è chiaro, speriamo di trovare dall'altra parte l'attenzione delle istituzioni che non sempre c'è e c'è stato. E perché il lavoro da fare è veramente tanto, pensate che ci sono 13 milioni di italiani che non hanno una libreria sotto casa e quindi c'è una buona parte del nostro territorio nazionale che è deprivato da presenza di una libreria, di un libraio e che quindi perde questa opportunità. Oggi molti dicono ma in fondo per comprare un libro basta andare in internet, e sì è vero, l'acquisto di un libro tu lo puoi fare in internet, però tu in internet trovi quello che cerchi. Tu quando entri in libreria trovi quello che non stavi cercando, perché o è il libraio che te lo porge e te lo consiglia, o sei tu che girando negli scaffali che il libraio ti costruisce nella sua proposta, che trovi il libro che non stavi veramente cercando. Questo più volte a me lo confermano i miei clienti, ma anche i clienti dei miei colleghi, ci dicono appunto che la forza della libreria oggi è questo, cioè quello di riuscire a proporre qualcosa. Internet questo ancora non riesce a farlo. È un po' il meccanismo anche, come dire, che è stato anche sottolineato prima proprio da Luciana Castellina, di questo ultimo trentennio che abbiamo vissuto di un capitalismo che ha calpestato alcune caratteristiche proprie delle forme culturali di ogni paese. Anche quest'idea di un libro che si potesse comprare in dei luoghi che un grandissimo studioso come Auger ha definito i non luoghi, quindi centri commerciali, e che spesso anche, come dire, la classe politica ha ignorato l'attenzione verso le librerie, non capendo in alcune leggi il danno che si faceva favorendo la distribuzione dei grandi supermercati, credo che sia un segno di disattenzione verso una grande tradizione. Sì, noi poi in realtà, ma qui entriamo più nel tema più sindacale e associativo, fa parte proprio del lavoro quotidiano nostro, quello che noi rivendichiamo e che chiediamo alle istituzioni una maggiore attenzione sul tema delle regole che disciplinano il nostro mercato. Il nostro è un mercato molto particolare dove vi è una fortissima concentrazione verticale. L'editore produce il libro, lo promuove, nel senso che ha delle reti commerciali che arrivano in libreria a proporcelo, lo distribuisce alle librerie e lo vende come libreria, come sito internet. Questo è l'unico caso a livello europeo di concentrazione. I nomi sono facili, sono i nomi dei principali editori italiani che
occupano di fatto il mercato in maniera molto forte. Piccolo dettaglio, gli editori sono quelli che stabiliscono il prezzo di vendita del libro, questo per legge. Ed è chiaro quindi che una libreria editoriale ha il prodotto a costo industriale, io invece ce l'ho a costo commerciale. C'è quindi una disparità, un disequilibrio nel mercato che sta pesando tantissimo e che soprattutto in questo momento di forte crisi, in un momento di forte anche spaesamento e di appiattimento anche della proposta stessa culturale, diventa per noi difficile riuscire a reggere quella che è il calo di lettura che purtroppo c'è nel paese, ed è un calo sensibile che pesa tantissimo sui conti economici delle aziende, che portano ad avere appunto 13 milioni di italiani senza una libreria sotto casa. Credo che adesso dobbiamo aspettare che salgano tutti gli altri. Elia. Penso, Elia, non so se arriva la nostra coordinatrice, perché adesso faremo un momento di gioco. Un attimo, di gioco. Sono anziana. Un attimo. Buonasera a tutti e a tutti.